saltava Pedro i campanili di un villaggio. Pedro, il vecchio pescatore, era riuscito a sottrarsi alla mia vendetta e a sottrarre me alla mia vita di giustizia. Ebbene, signori, io, donna di Amante Carrozza, feudataria di queste terre di Sardegna, ho deciso non firmerò nessuna condanna. La vendetta non appaga il mio cuore e io mi rifiuto. Non ho altro da aggiungere. Un giorno mi ritrovai in una bella campagna, era d'estate. Un'estate resa più calda da un vento di maestrale che portava fior di tutto il campo di una pianura famosa e arsa per gli incendi. Avevo fatto una cavalcata faticosa che mi aveva fatto venire una gran sete. Mi guardai intorno un po' in lontananza di me, vidi una fontanella. Rimasi perplesso. La sede decise, lasciai la cavalla dietro un poggio ben nascosto e impacciata dai miei pesanti e ingombranti vestiti, scesi a terra. Il contatto dei miei piedi col suolo fu molto doloroso. Non avevo mai visto né sentito tante spine in vita mia. Cespuglietti spinosi con foglioni viola chiara, una distesa enorme, mi penetravano, mi pungevano i piedi. Direttamente con la bocca. E per la prima volta, in quell'isola, riuscì a ridere. Che lo minaccia con la sua.
che senza volerlo avevo inflitto la pena più crudele. Il silenzio e l'attesa. Rimontai sulla mia cavalla e mi avviai verso il colle che già il cielo da sopra. Non rivolsi la parola a nessuno. Mi ritirai nelle mie stanze. Avete sentito, donna Carmelita, cosa sono stata qui dalla grande? Sì, donna Inés, che brutta storia. La regina si le notizie che sono arrivate di qualcosa che si può volatilizzare. Sparite dalle mani. Ma come possibile che una persona scompaia così? Lei, la regina, sono lei. Ma perché, donna Carmelita, sapete qualcos'altro? Dei marinai.